Mister Ventura, un 5-1, là il Giarre disputa così la Coppa Italia, un risultato forse un po' pesante per la casertana. Ma sì, forse a livello numerico sì, anche se i gol ci stavano tutti onestamente, come forse ci stava qualche gol in più anche per la casertana. Però al di là dei gol direi che è stata una partita da parte del Giarre interpretata bene, secondo me giocata bene, perché la prima mezz'ora abbiamo fatto vedere del buon calcio, secondo me. Direi che era anche il giusto riconoscimento a chi appare la Coppa Italia dopo aver visto sfumare nelle ultime domeniche la possibilità magari di arrivare a un eventuale spareggio come ce l'ha fatta la Cireale del Perugia. Ecco, appunto, il campionato è concluso, faccia lei un consuntivo di questo campionato. Il Palermo è andato in Serie B, Perugia e Acireale giocheranno lo spareggio, il Giarre a 3 punti. Secondo lei va in B il Palermo, poi il vincente tra Acireale e Perugia, perché hanno qualche cosa in più o perché forse è stato un pizzico di fortuna in più che accompagna il cammino di queste squadre? Ma tanto io sono solito accettare il verdetto del campo, quindi voglio dire, se Perugia e Palermo sono davanti a noi, se Perugia e Acireale sono davanti a noi, è giusto che parlano loro lo spareggio. Però devo anche essere onesto e devo dire che per quello che abbiamo espresso in questo campionato forse potevamo esserci anche noi, e se ci fossimo stati nessuno avrebbe avuto niente da ridire per quello che siamo riusciti a fare nell'arco del campionato.